Nelle aree colpite dal sisma restano le difficoltà circa l'assistenza agli sfollati e gli immobili sgomberati, atteso il riconoscimento dello stato di emergenza. Le analisi dell'ARPAM a Rio Vivo a Termoli confermano l'allarme lanciato da Legambiente sull'inquinamento dei torrenti, permane il divieto di balneazione. Violenze, fame e guerriglie nel Camerun. La popolazione fugge dalla nazione dell'Africa centrale. Il missionario Don Antonio Mascia è rientrato in Molise. Campobasso ed Isernia lasciano la Coppa Italia di Serie D. Non reggono all'urto di Cerignola e Cassino. Fra 2 settimane il via al campionato interregionale. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Mentre nei luoghi colpiti dal sisma di metà agosto si tenta un lento ritorno alla normalità, restano le problematiche legate all'assistenza degli sfollati e agli immobili sgomberati. Si fa strada sempre di più la sensazione di indifferenza del governo centrale rispetto a quanto accaduto in Molise. Nel corso di queste settimane abbiamo attraversato in lungo e in largo i luoghi colpiti dallo sciame sismico di metà agosto, da Montecilfone a Guglionesi, dall'Arino a Palata. Abbiamo percepito il dolore, la paura, la rassegnazione, sentimenti scolpiti nei volti delle persone costrette da un giorno all'altro a dover abbandonare le proprie abitazioni lesionate, dichiarate inagibili. A ciò si aggiungono le numerose difficoltà che i sindaci e gli amministratori comunali hanno dovuto fronteggiare in uno stato di emergenza di fatto e senza avere risorse a disposizione. In diversi casi il terremoto di agosto ha aggravato le condizioni strutturali di edifici pubblici e privati già interessati dagli eventi sismici del 2002. In altri casi sono stati adottati a scopo precauzionale sgomberi di abitazioni in attesa delle opportune verifiche tecniche. Sono state allestite tendopoli un po' ovunque, si è fatto il possibile attraverso il contributo volontario di associazioni e cittadini. Ciò che purtroppo ha fatto la differenza a discapito dei molisani è stato il silenzio assordante che si è registrato fin dal primo momento da parte del governo centrale e dei mass media. È vero, fortunatamente non si sono registrati morti e feriti, non ci sono macerie da rimuovere, è vero che quanto è accaduto in Molise non è minimamente paragonabile alla tragedia di Genova. Ma la sensazione diffusa tra i cittadini è che per l'ennesima volta il destino del Molise non interessi a nessuno nei palazzi romani. Da giorni si è in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, atto dovuto perché il sisma ha provocato danni ingenti all'economia del territorio, ha inferto un duro colpo alle attività commerciali, artigianali, ricettive, ha messo in luce le criticità infrastrutturali, ha aggravato il rischio isolamento che pende come una spada di Damocle sul futuro dei piccoli borghi del medio-basso Molise. Proprio per questo lo Stato dovrebbe ora far sentire forte la sua voce, la sua vicinanza e non invece palesare indifferenza rispetto alle sorti di una regione e di una comunità che, come altre, ha il diritto-dovere di essere ascoltata. Non vorrei che l'ipotesi di allargamento dell'area del cratere finisse con rallentare l'iter per il riconoscimento dello stato di emergenza da parte del governo. Sono le dichiarazioni del parlamentare del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, che ha espresso la sua preoccupazione sullo scontro in atto tra comuni e regione. Dato che i tempi per l'emanazione dello stato d'emergenza si stanno allungando, lei aveva parlato del 3 settembre, aveva avuto probabilmente delle rassicurazioni, il governatore Toma ha parlato del 7 settembre. Il consigliere Facciolla, nell'ultimo consiglio regionale, ha detto che però la regione potrebbe intanto dichiarare uno stato d'emergenza regionale tramite un'anticipazione di cassa. Provvedere, diciamo, alle spese, quelle più urgenti, anche per la messa in sicurezza delle infrastrutture. Secondo lei è possibile percorrere questa strada? Sicuramente l'ex assessore Facciolla, se ha detto questa cosa, ne ha ben d'onde e sono convinto che potrebbe essere anche una soluzione adeguata. Però ci dobbiamo anche rendere conto dei tempi e della tempistica che si sta realizzando rispetto allo stato di emergenza che il governo deve decretare, perché la regione ci ha messo 13 giorni a fare la richiesta di stato di emergenza dopo aver fatto la ricognizione e tutta la documentazione legata alla deliberazione di giunta. E quindi adesso è passata sì e no una settimana.
settimana da quell'approvazione in giunta, non c'è stato ancora un Consiglio dei Ministri convocato per poter discutere la questione. Io ho avuto un'interlocuzione anche con il Capo Dipartimento Borrelli, che stava qualche giorno fa, stavano elaborando tutta quanta la richiesta. Non vorrei che magari qualche ragionamento sull'allargamento del cratere potesse poi rallentare i tempi da parte del Governo, che si inizia a fare qualche domanda. Indagini in corso da parte dei carabinieri sul furto perpetrato ai danni della parruccheria N di via Mazzini a Campobasso. Ignoti, dopo aver forzato l'ingresso dell'attività, hanno sottratto piastre per capelli, creme e shampoo per un valore vicino ai 10.000 euro. Il furto è stato eseguito la notte scorsa, non ci sarebbero testimoni. Trasportava rifiuti speciali per conto di una ditta senza il prescritto formulario di identificazione. Un camion è stato per questo fermato dai carabinieri forestali di Isernia. All'autotrasportatore e al responsabile dell'azienda sono state applicate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 5.000 euro. E cresce la preoccupazione dopo le analisi compiute dall'ARPAM su un tratto del litorale di Rio Vivo a Termoli e l'ordinanza di divieto di balneazione del sindaco Angelo Sbrocca. Le analisi confermano l'allarme lanciato da Legambiente con la campagna Goletta Verde. Abbiamo ascoltato in proposito il direttore regionale dell'organizzazione Andrea De Marco. Dopo le verifiche effettuate dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale in un tratto di mare di Rio Vivo, dove è stato riscontrato il superamento dei parametri relativi ai batteri enterococchi ed escherichia coli, il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca ha emanato venerdì scorso un'ordinanza di divieto di balneazione nel tratto che va dai 50 metri a nord del torrente Rio Vivo fino ai 50 metri a sud del torrente Sei Voci. È stato così confermato il grido d'allarme lanciato lo scorso 28 luglio, con discreto anticipo rispetto alle analisi effettuate dall'ARPA, da Legambiente attraverso i tecnici di Goletta Verde, che avevano evidenziato l'esistenza di criticità in più punti del litorale costiero molisano, tra cui appunto la spiaggia fronte Rio Vivo a Termoli. A tal proposito abbiamo ascoltato il parere del direttore regionale di Legambiente, Andrea De Marco, intervenuto in collegamento telefonico. Noi abbiamo presentato già tre esposti alla capitaneria di porto di Termoli, in seguito alle analisi fatte con Goletta. I tre punti che abbiamo segnalato appunto sono la foce del Biferno a Campomarino, il canale Rio Vivo oggetto delle polemiche di questi giorni, e la foce del Spinarca a Termoli. Cosa chiediamo? Innanzitutto chiediamo che vengano fatti degli interventi di analisi specifici sui fiumi molisani per capire dove sono gli sversamenti, per capire chi li fa ovviamente, e soprattutto per punirli grazie alla legge sugli ecoreati, che adesso permette di punire seriamente chi inquina i mari molisani. Tutto questo, come diciamo, a beneficio di tutti. Cosa chiediamo? Chiediamo anche alla regione, di cosa che facciamo già da diversi anni, di mettere in piedi una seria politica di gestione dei fiumi molisani, suggerendogli anche di individuando anche uno strumento che è quello del contratto di fiume, che permette alle amministrazioni di mettersi insieme per, diciamo, per promuovere la tutela ambientale dei fiumi stessi e anche per valorizzarli e renderli anche più attrattivi dal punto di vista turistico. E la stagione balneare a Termoli sta volgendo a termine secondo numerosi cittadini è stata la peggiore degli ultimi anni. È iniziata con la perdita della bandiera blu e sta finendo con il divieto di balneazione sul lungomare sud. Tra i due eventi negativi, tutta una serie di fatti che allontanano il turismo e mortificano la cittadina adriatica. Per Termoli, decisamente il 2018 finora è stato l'annus horribilis, il peggiore periodo da decenni. Ad illustrare le circostanze della mortificazione sono numerosi cittadini che sottolineano lo stato di difficoltà che tutti, turisti compresi, sono stati costretti a vivere, soprattutto nel periodo della stagione estiva. Tra le tante note prendiamo quella di Nicola Felice, che tante volte si è occupato di sanità e dei problemi termolesi attraverso il Comitato Pro Santi Moteo.
Felice sottolinea come la stagione è iniziata malissimo con la perdita dopo 15 anni della bandiera blu e sta finendo malissimo con il divieto temporaneo di balneazione sul lungomare sud di Termoli, un provvedimento emesso dal sindaco Sbrocca in seguito al risultato negativo delle analisi sulle acque di balneazione eseguite dall'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Per Nicola Felice l'ordinanza porterà effetti negativi soprattutto il prossimo anno, quando sarà difficile riconquistare la bandiera blu. Ricorda che l'amministrazione non ha mai spiegato le motivazioni per la mancata concessione del vessillo di qualità ambientale e che sono tanti i parametri che concorrono alla sua assegnazione, tra i quali la più importante è la raccolta differenziata dei rifiuti. Termoli è una cittadina che vive molto di turismo, punta sulla disponibilità turistica da decine di anni e però mostra spesso e volentieri di non essere in grado di proporre una buona fase di accoglimento. Sono sempre troppe le problematiche sul territorio e tra queste sono davvero troppi gli episodi che ne hanno pregiudicato nel corso degli ultimi tempi la normalità dei percorsi esistenziali. Di servizi per raccolta e smaltimento dei rifiuti, pulizia delle strade, servizio idrico e fognario, viabilità, parcheggi, lo stato complessivo dei due lungomari, quello situato a nord e Rio Vivo a sud, i problemi di inquinamento, le frequenti inondazioni del Sinarca, lo stato di disagio complessivo in una cittadina che sembra aver arretrato la sua corsa alla modernità. Tutto questo in aggiunta al problematico sistema sanitario, all'inefficienza dell'impianto di depurazione del porto che si presenta con emissioni di odori sgradevoli che imprigionano l'intero Borgo Vecchio e a tutte quelle disfunzioni che stanno usufruendo da tempo solo e soltanto di annunci e rinvii da parte dell'amministrazione, che pare orientata quasi esclusivamente a costruire quello che i cittadini e i comitati chiamano il grande scempio, il tunnel, un'opera che per molte persone rappresenta un buco nero, la reale negatività di un luogo che odora ancora oggi di disastro e arretramento. Il primo cittadino di Campobasso, Antonio Battista, si recherà domani a Roma in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati per discutere il rischio di congelamento dei fondi nazionali stanziati per il bando sulle periferie, finanziamenti che permetterebbero in totale la riqualificazione di quartieri ed aree periferiche di 96 province italiane. Le dichiarazioni del presidente Toma in favore del famoso Lotto Zero, la strada di collegamento dei bivi di Pesche e Miranda, muovono le critiche dei cittadini e dei comitati che considerano l'arteria inutile, dannosa e onerosa. Lotto Zero, a promemoria per i cittadini, è quella strada che per 5 chilometri, ben 8 viadotti e 2 gallerie, serve a collegare il bivio di Pesche con quello di Miranda. Qualche viadotto passa anche sulle case di molti abitanti del luogo, richiamando l'ansia delle immagini spietate del crollo del ponte Morandi a Genova. A sottolinearlo sono molte persone, alcune riunite in comitati ed associazioni, che hanno criticato e stanno prendendo male le dichiarazioni del presidente Donato Toma, dichiarazioni favorevoli all'opera. Un'opera che dai dati tratti dalle delibere del Comune di Isernia dal 2004 ad oggi racconta come dalla specifica comunicazione di Tiziano Di Clemente, coordinatore del Partito Comunista dei Lavoratori, di un costo della sola progettazione che passa dai 250.000 euro iniziali ai 4 milioni di euro, di cui in buona parte già erogata ai tre progettisti, e di un costo complessivo dell'opera che è da 18 milioni del 2004 arriva a 170 milioni di euro. Di Clemente dice che oggi siamo già a 34 milioni di euro per ogni chilometro di collegamento in linea d'aria tra Pesche e Miranda. L'opera è considerata da molta gente come un'opera decisamente inutile e dannosa, dove brilla l'assenza di un serio studio del traffico, suffragata da meccanismi assolutamente ambigui, specialmente perché alcune utilità sono già state assicurate da altri percorsi, come quelli del Lotto 1, che agevola il collegamento tra Isernia e Castel di Sangro, raggiungibile in pochi minuti dallo svincolo di Isernia Nord. Un dispendio ingente di risorse priva di una qualificazione di opera pubblica che davvero mostra l'assenza di utilità per la collettività.
Da oggi l'ufficio anagrafe del comune di Isernia rilascerà solo carte di identità elettroniche. Questa tecnologia rende il documento più sicuro, soprattutto rispetto al rischio di contraffazione. L'emissione della carta elettronica è possibile anche per i minorenni, il suo costo è di 22 euro. Ha fatto rientro in Molise Don Antonio Mascia, missionario per oltre un decennio nel Camerun. In questa intervista racconta la situazione del paese e dell'Africa equatoriale sull'orlo della guerra civile. Lei è stato missionario in Camerun, la situazione sta scivolando nel paese del Centrafrica in una sorta di guerra civile. Che esperienza ne trae lei che è dovuto quasi scappare in fretta e furia? Perché si è arrivato a questa situazione nel Camerun e qual era la sua opera di missionario? Purtroppo dall'ottobre 2016 la situazione è precipitata perché questa zona inglese del Camerun, che era una colonia tedesca, consegnata dopo la Prima Guerra Mondiale all'Inghilterra e alla Francia, questa parte inglese è stata sempre penalizzata praticamente in tutti i sensi, politico, sociale, economico, e a un certo punto hanno manifestato contro questa discriminazione. Lo Stato ha reagito con la forza, con la violenza, ammazzando finché questo movimento indipendentista si è organizzato ed è nata una guerriglia che ormai praticamente è una guerra civile in atto. Si parla di 2.000 morti tra i civili, centinaia tra i soldati, le città sono abbandonate. Dove ero io, la città di 7.000 abitanti è completamente vuota dal mese di marzo, quando è arrivato l'esercito. Don Antonio, il Camerun è stata una colonia tedesca, poi dopo la fine della Prima Guerra Mondiale c'è stata una spartizione tra inglesi e francesi, quindi ci sono delle responsabilità da parte del neocolonialismo europeo su quanto sta accadendo? Dobbiamo dire che storicamente è stato proprio così, che l'origine di questa guerriglia, che può diventare un genocidio, ha le sue radici proprio nel colonialismo, in quanto questa parte, il Camerun è stato diviso in due parti, 4/5 è stato consegnato alla Francia, 1/5 all'Inghilterra, che ha introdotto un sistema scolastico inglese, giudiziario inglese, una cultura inglese. E questa. Domattina a Campobasso si svolgeranno i test di ammissione all'Ateneo Molisano per accedere al primo anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. L'appuntamento a partire dalle ore 8 nell'area del campus universitario in via De Sanctis. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Nubi sparse oggi sul Molise con possibili deboli precipitazioni lungo la costa adriatica. Le temperature sono comprese tra i 13 gradi la minima a Campobasso e i 26 gradi la massima a Termoli. Venti moderati provenienti da nord-est, mare quasi calmo, poco nuvoloso domani sulla regione, valori climatici stazionari. Il Campobasso lascia la Coppa Italia travolto sul terreno di gioco del Cerignola, rosso-blu al tappeto con un finale di partita da dimenticare. Eccolo il biglietto da visita presentato dal Cerignola in attesa dell'esordio in campionato. 5 reti inflitte al Campobasso, dimostrazione di solidità e tratti di bel gioco. Tutto questo davanti ad una notevole cornice di pubblico. Miglior battesimo stagionale dunque non poteva proprio esserci per la squadra allenata da Dino Bitetto, protagonista annunciata della prossima Serie D. I padroni di casa, animati subito da grande voglia di ben figurare nella prima uscita in Coppa Italia di categoria, provano immediatamente a dare
dare del tu alla partita e spaccano in due il match a metà frazione sull'asse Longo-Abruzzese, entrambi ex Fidelis. Il primo batte il calcio d'angolo, il secondo si precipita sulla palla vagante sul secondo palo ed insacca alle spalle di Sposito il gol del vantaggio. Non perde quota la spinta offensiva dell'Audace, ma il parziale resta congelato sul risultato di 1-0 sino all'intervallo. Nella ripresa invece è show del Cerignola, in realtà però anche nella prima parte della seconda frazione il risultato resta in bilico. Poi si scatena il Cerignola. Poco prima della mezz'ora Alessio Esposito, servito da Luca Russo, prende bene la mira e fa 2-0 con una pregevole traiettoria. Questa volta il campo basso non regge più l'onda d'urto dei padroni di casa che dilagano nel finale. Il tris è opera di due neoentrati. Foggia veste i panni del suggeritore, lo Iodice completa il lavoro in maniera egregia. Non è finita, lo stesso Foggia dopo l'assist si presenta così al suo nuovo pubblico firmando l'acuto del poker. Poi è ancora lo Iodice a completare la cinquina in pieno recupero. Cerignola dunque batte Campobasso 5-0. Gli Ofantini accedono così al secondo turno di Coppa Italia di Serie D e si avvicinano con i migliori auspici al prossimo campionato che scatterà domenica 16 settembre. Anche l'Isernia di Massimo Silva saluta la manifestazione tricolore, fatale alcune amnistie in difesa, il 4-2 finale premia la compagine ciociara. All'ordine del signor Alberto Arena di Torre del Greco, dalla sezione Torre del Greco, si ripropone in avanti l'Isernia, avanza l'Isernia al limite dell'area, riesce a crossare ed è il numero 9 che segna per l'Isernia, porta in vantaggio l'Isernia Di Matteo. Deve rimanere calmo. È rigore per aver il portiere Landi, non ha trattenuto la palla e ha spintonato il Marcheggiani. Fischia in questi istanti Marcheggiani e poi viene parato il tiro da Landi e fischia alla fine del primo tempo. Peccato, possibilità per il Cassino di portarsi in parità, sbaglia lo specialista tentando di smarcare il portiere Landi, non vi riesce. Secondo tempo di Cassino di Isernia valevole per la Coppa Italia di Serie D. Tomassi per il Cassino, ricamato, pesca bene ed è gol, pareggio di Tribelli. E si risvegliano anche. Ancora un'occasione per il Cassino, ricamato nel giro di due minuti. Il Cassino si è portato in vantaggio. Tirelli, buono il passaggio ed eccolo Marcheggiani. Marcheggiani porta in tre le reti per il Cassino. E intanto 25 minuti trascorsi qui al Gino Salvetti, vi ricordiamo il Cassino in vantaggio per 3-1. Fischia in questo istante il direttore di gara ed ecco il gol del numero 8 dell'Isernia. Fazio anche qui ingenuità dalla difesa del Cassino. Possibilità per il Cassino ad opera di Tribelli che insacca per la seconda volta il portiere Landi. Possibilità ancora per il Cassino, Prisco salta un uomo, fischia alla fine il signor Arena della sezione di Torre del Greco, quindi il Cassino supera l'Isernia per 4-2.
Alla maratona ciclistica del Vulture in Basilicata, l'atleta della società Molise Tourbike Paolo Bettini è giunto 19° assoluto e secondo nella categoria M3. Grazie a questo piazzamento Bettini è lanciato verso la prima posizione di categoria, che potrà essere messa in cassaforte nell'ultimo appuntamento del circuito previsto in Campania il 14 ottobre. Il pilota molisano Fabio Emanuele si impone nella 15ª edizione dello slalom automobilistico di Santo Padre, secondo al traguardo Venanzio, e Vinaccia terzo. Il driver della Campobasso corse è risultato nella prova in provincia di Frosinone il più veloce di tutti i concorrenti alla guida della sua Osella. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.